Quasi un film, una finzione dell'estate. Oggi in Basilicata il termometro ha segnato 15 gradi e il sole ha festeggiato l'approssimarsi dell'inverno. Bisognava approfittarne e molti ne hanno approfittato, soprattutto i bambini, che si sono scatenati nei giochi all'aperto. Il tepore fuori stagione ha convinto qualche coppia a rinunciare allo struscio domenicale nel corso per una passeggiata in campagna. Qualcuno ha improvvisato un picnic all'aperto. Aspetti, insomma, sembrato più maestoso, più c'era l'aspetto monumentale proprio. E fa anche un bosco, attorno ai nostri ragnetti che vedete in questo boschetto. Va bene. Il giorno dopo, quando gli elicotteri si alzarono in volo, fu questo il quadro che si presentò ai primi soccorritori. Ma la sera del terremoto i sopravvissuti della campagna e della Basilicata restarono a lungo soli, con i loro morti e i loro sepolti vivi, aspettando invano. Come per una tragica ironia della sorte, all'inizio le agenzie di stampa riportarono segnalazioni di scosse da tutte le parti d'Italia, fuorché dalle zone più colpite. Solo un'ora dopo si riuscì a individuare con esattezza l'epicentro, sulla sella di Conza, e solo due ore dopo si cominciò a parlare di vittime. Su questa cartina vedete, praticamente sono quasi tutte le regioni che hanno avvertito la scossa di terremoto, l'epicentro e lì vedete nella zona di Potenza, è stato localizzato quasi vicino a Eboli, non è stata avvertita in Lombardia e nella Valle d'Aosta, in Sicilia soltanto a Messina due scosse di terremoto. Diciamo, mancano,
notizie precise è difficile, ecco vedete qui localizzata, i centri di sismologia, soprattutto quello di Monte Porzio Catone, ci dicono che si trova a 40,7 gradi di latitudine e 15,2 di longitudine, quindi è corrispondente a 10 chilometri esattamente a est di Eboli. Alla prima scossa hanno fatto seguito altre 6 del sesto e settimo grado, la prima, quella più violenta, è stata, come vi abbiamo già detto, fra il 9 e il decimo grado. Le altre, appunto 6, sono state tutte fra il sesto e il settimo grado. Non è possibile per il momento fare un bilancio, forse sarà difficile farlo ancora questa notte, perché a parte l'epicentro, le scosse hanno colpito piccoli paesi dove attualmente si svolge l'opera di soccorso e non ci sono i collegamenti, anche in questi paesi manca la luce e i collegamenti telefonici sono difficilissimi. Ecco, vedete le immagini di Napoli. Napoli è stata anche particolarmente colpita, uno stabile, un palazzo di 9 piani in via Stadera a Poggio Reale è crollato, le testimonianze dicono che appare dopo la scossa come accartocciato, vi abitavano 20 famiglie e è in corso l'opera dei carabinieri, dei vigili del fuoco, dei volontari per stabilire se ci sono vittime, quante sono le vittime, quante persone possono essere state travolte dalle macerie. C'è l'orfanotrofio, Benito, se riusciamo a girarci piano piano, stanno cercando di estrarre quella che è l'ultima persona dispersa ufficialmente a Pesco Pagano, è una bambina di 11 anni, qui c'era l'orfanotrofio, c'è ancora il rischio di crolli, vedete la parte alta, eppure i vigili del fuoco stanno lavorando ininterrottamente, potrebbe essere qua sotto questa bambina. Cosa fa quel cane? Alle 4:30, alle 5 incomincia a sgridare. Come? Sgrida. Si vede che è morta. Allora è morta la bambina, alle 5:30 del pomeriggio. La bambina che stava in questa sigla? Lì, alla torre, vedete, guarda di là. Guarda di là e si mette a sgridare. Superstizione, paura, si intrecciano a un anno di distanza nel ricordo di quella sera. Da allora nessuno ha più voluto entrare nell'asilo. La sera del 23 novembre alle 7:35, come fermato di tremare, io sono passato per il convento e ho visto delle suore che scendevano dal balcone. Lì l'ho aiutato tutto sporco di calcinaccio, chi ferite, chi usciva il sangue dalla testa alle bambine e andavano cercando un'altra bambina, Caterina, che lì non l'hanno potuto trovare, dopo 8 giorni si è trovata morta. L'aspetto di Pesco Pagano è ormai quello tragico, consueto di un paese terremotato, abbandonato, vuoto, addirittura spettrale, e anche se fino al tramonto, quando c'era ancora un raggio di luce, si aggiravano ancora spauriti, inebetiti, alla ricerca di qualche oggetto personale nelle proprie case, anche con un po' di pericolo, gli abitanti. Questi erano fino a ieri 3.500, ne sono rimasti 2.000, per i quali stanno arrivando tende e posti letto per solo 1.000 persone. Ci sono anche alcuni feriti, sono adagiati su alcune barelle nel campo comunale all'aperto. Fu un medico di questo ospedale, Corrado Adamo, a soccorrere i primi feriti. Operò sotto una tenda nel campo sportivo per 40 ore di seguito. Adesso si è trasferito a Potenza con le poche attrezzature che ha salvato, insieme agli altri medici di Pesco Pagano. Aspettano che il loro ospedale sia rimesso in funzione, ma intanto, dicono, continuiamo a lavorare.